Ciao a tutti ragazzi, siamo al terzo episodio se non sbaglio. Live Twitch equivale al boh qualcosa, non lo so, su YouTube. Facciamo il punto. Allora, noi siamo questo uomo baffuto con i basettoni e facciamo parte di un gruppo di cavalieri che si chiama appunto l'Ordine di Artù. E il nostro obiettivo è quello di monitorare le attività e distruggere i Lycan, che sono licantropi, comunque creature soprannaturali. Il nostro gruppettino di quattro persone, quattro cavalieri, è formato da noi, Lady Isabeau, il Marchese Lafayette e Sir Percival, che è praticamente il capogruppo. Come gruppettino, ci stiamo interessando alla ricerca di attività pseudo-terroristiche, comunque ribelli, in Whitechapel. E abbiamo scoperto durante le nostre indagini che era previsto un attentato a bordo dell'aeronave, che potete vedere qui in mille pezzi, ai danni del capo, del proprietario della Compagnia delle Indie, che in questo universo distopico controlla mare e aria, quindi, e sta in qualche modo colonizzando o aiutando a colonizzare sia le Indie che le Indie occidentali, ossia l'America. Abbiamo sventato l'attentato, il capo delle Indie è fuggito, si chiama Lord Hastings. A noi non è andata così bene, quindi è esploso un ordigno a bordo e siamo caduti dal cielo. È questa situazione, ci siamo appena svegliati. Come vi ricordo ancora che sul YouTube di Breakfast Bug troverete tutti gli episodi trasmessi a cadenza 3 a settimana, uno ogni 2 giorni. Probabilmente fino alla fine, se non, forse aumenterò un po' la dose settimanale. Diavolo. Trovate anche il nostro blog, thebreakfastbug.it, nel quale parliamo di tante cose e pubblichiamo podcast e altro. Vi ricordo inoltre che abbiamo un podcast ufficiale dedicato al gruppo, che utilizziamo come rassegna mensile dedicata a un gioco al mese, e Dici, questo mese sono è qui. uscito il podcast dedicato a Valiant Hearts, The Great War. Vi consiglio di comprare il gioco Dici, e puoi quindi sentirmi? possiamo andare adesso avanti. Ah, termino la zona marchette, vi dico che ho finanziato 3 progetti molto interessanti. The Windwalker, che non raggiungerà sicuramente la quota prevista su Kickstarter, ma il gioco è bello, quindi vi consiglio di andare a vedere Sebastian. quello che vi dicono. E poi ho finanziato The Flame in the Flood, che vi consiglio veramente di cercare su YouTube perché sembra meraviglioso. Torniamo al gioco. Sono io. Gray! No. Gray, rispondi! Dove diavolo sei? Tutti all'ascolto! Sir Galahad è vivo! Trovatelo!
17 ottobre 86, laboratorio di Tesla. Le mie condoglianze. Sir Percival era un grande uomo. Il migliore. Mi sono permesso di conservare questi. So che è contrario al protocollo. Guardiamo un po' la roba del defunto. Grayson. Non sentirti in colpa per l'accaduto. Ah, bello. Non pensarci. Come potrei? Era il mio mentore. Un fratello. Sì, lo so. Ma concentrati sulle incombenze del presente. Il resto può attendere. Restano troppi interrogativi, Alastair. E voglio risposte. La morte di Mallory sarà vendicata. Eh sì. Non inseguire i fantasmi della vendetta. Finiresti con l'impazzire. Vieni, il consiglio ti attende. Lord Hastings è in viaggio dalla sede delle Indie Unite. Vuole ringraziarti per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave e la sua. La Compagnia delle Indie Unite ti è debitrice. Sei secoli, il cavalier Sir Percival ha fatto parte di questa confraternita. Ha assistito al crollo di interi regni e li ha visti soppiantati da altri ugualmente effimeri. Ha conosciuto l'ascesa dei mezzo sangue e li ha sempre combattuti. 17 ottobre, consiglio dei cavalieri. È stato testimone dei suddetti eventi perché era benedetto da questo. La linfa nera che scorre nelle nostre vene. Il vincolo che unisce quest'ordine. L'elisir che cura ogni male e dilata i confini naturali della vita umana. Ma che non può garantire l'immortalità. Ora, Sebastian Mallory, il Fusser Percival, è morto. Eh già. È tradizione tramandare il cavalierato nel nostro ordine solo in occasione della scomparsa di chi era investito di questo onore e onore. Generazione dopo generazione i cavalieri hanno ereditato il nome dei loro gloriosi predecessori. Siamo qui riuniti oggi per questa solenne e rara occasione. Dal sangue del passato
il Graal darà nuova vita. Giuri, Marie-Joseph Paul Yves Roche, Gilbert Dumotier, Marchese de Lafayette, di impegnarti ad affermare i nobili precetti del nostro ordine e di votare la tua esistenza al servizio della nostra giusta causa. Con tutto il cuore e l'anima. Bevi, che il Graal ti elargisca vita oltre la vita. Con questa comunione sei vincolato al nostro sacro ordine. D'ora innanzi solo il tuo sangue dovrà riempire questa fiala. Che la linfa nera possa sostenerti. Usala con parsimonia. Ti nomino Sir Percival, servo del nostro grande re e cavaliere della Tavola Rotonda. Alzati, Sir Percival, e occupa il posto che ti compete alla nostra tavola. Guardie! Rimuovete il corpo di Sebastian Mallory dalla camera del consiglio e portatelo alla cripta. Dichiaro ufficialmente aperto il consiglio. Sarà un episodio decisamente narrativo, almeno questo primo Facciamo quarto d'ora. In modo che la terribile tragedia che ci ha colpito sia da monito a coloro che si oppongono ai dettami di questa nostra istituzione. Il defunto Sebastian Mallory non è morto combattendo in mezzo sangue. No. Egli è caduto vittima delle sue stesse sconsiderate iniziative e della negligenza di chi aveva giurato la massima dedizione al servizio e al sacrificio. E con quale esito? Lord Cancelliere, mi permetto di... Edifici pubblici devastati! Cittadini innocenti messi a repentaglio! Danni incalcolabili perpetrati alle proprietà della Compagnia delle Indie Unite! Solo l'intervento della Provvidenza ha scongiurato un disastro infinitamente più grave! Tutto questo senza che un solo ribelle venisse assicurato alla giustizia! Al contrario... Le scriteriate azioni dei cavalieri coinvolti non hanno fatto altro che avvantaggiare il nemico. Il Lord Cancelliere forse è troppo severo. Ma vorrei far presente che la squadra di Sir Percival ha raccolto prove che attestano le attività Sono dei ribelli. Sono prove indiziarie. Mere supposizioni che hanno condotto a una deprecabile tragedia. Non discuterò oltre la questione. Con rispetto, Lord Cancelliere. Si sieda, Sir Galahad. Con tutto il rispetto. Anch'io ho perso un amico. Ti rompo il culo. Un amico. Un fratello. Il suo nome non merita di subire questa onta. Sta danzando sul sottile confine dell'insubordinazione, Messer Cavaliere. Sono consapevole della mia responsabilità in quanto accaduto. Tuttavia, se si ripresenta...